Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Salgono a 22 i decessi a Torre del Greco per questa seconda ondata. Diminuiscono i positivi e aumentano le guarigioni. La Campania, a differenza di altre regioni, resta in zona rossa ed è subito polemica. Nuovo incontro del tavolo permanente di lavoro per le attività produttive a Torre del Greco. Non mancano le proposte per far fronte alla crisi economica. Weekend di controlli della Guardia di Finanza in provincia di Napoli, sanzionati irriducibili e negazionisti. La fede per San Vincenzo Romano unisce due comunità, quella di Torre del Greco e quella di Tacanà in Guatemala, dove in questi giorni il parroco santo è stato celebrato. La tradizione resiste ai tempi del Covid e da Bosco Reale ci arriva la storia di Giovanni Matrone, 77 anni, che non rinuncia anche quest'anno alla realizzazione del presepe. Questo e molto altro. Guardiamo i servizi. Sono 47 i casi di positività al Covid-19 e 50 le guarigioni a Torre del Greco registrati durante lo scorso fine settimana. Accertato inoltre un ulteriore decesso nella giornata di sabato, la donna aveva 52 anni. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati a Torre del Greco, con 970 positivi, di cui 22 sotto regime ospedaliero, 929 guariti e 42 decessi. Il primo cittadino di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, attraverso un lungo post su Facebook, illustra ai cittadini il bilancio dei contagiati. Sono 680 gli attualmente positivi. L'invito dunque del sindaco è alla massima responsabilità di ogni singolo cittadino, poiché la curva dei contagiati è in calo da soli 7 giorni e il mancato rispetto delle norme anti-Covid porterebbe ad un nuovo aumento vertiginoso dei casi. A Torre Annunziata sono 60 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 72 ore. Al contempo si registrano anche 69 guarigioni e 2 decessi. 385 sono i cittadini attualmente positivi, di cui 12 ricoverati. Continuano senza sosta i controlli anticontagio da parte dei carabinieri. Massima attenzione a Torre Annunziata, dove i militari della compagnia locale hanno identificato 56 persone e controllato 31 veicoli. In Corso Umberto i militari hanno sanzionato il titolare di una caffetteria perché sorpreso in attività di ristorazione diversa dall'asporto. Il bar è stato temporaneamente chiuso. A Castellammare di Stabia sono 36 positivi registrati durante il weekend, sono 17 invece le guarigioni. Nella serata di ieri è stato effettuato un servizio di controllo notturno a tappeto per tutta la città per verificare il rispetto delle norme anticontagio. Sanzionati 9 cittadini che, in giro nonostante le limitazioni imposte dalle recenti normative, non avevano un valido motivo per essere in strada. Lombardia in zona arancione, Campania resta rossa, ma scoppia la polemica. Il governo ha iniziato le trattative con le regioni sulle regole del nuovo DPCM, a cominciare dalla data dello stop agli spostamenti per i non residenti. In dubbio anche gli orari di apertura ai ristoranti e locali e del coprifuoco nazionale. Il Piemonte passa dalla zona rossa a quella arancione e le strade di Torino si affollano con veri e propri assembramenti. È bastato che i negozi rialzassero le serrande per vedere le vie del centro cittadino piene di gente e lunghe code sui marciapiedi, senza rispetto del distanziamento. Anche Milano e la Lombardia da oggi sono in zona arancione e anche qui sono tanti milanesi che nel primo giorno di riapertura dei negozi hanno affollato le vie dello shopping per approfittare delle ultime offerte del Black Friday e per iniziare a fare qualche regalo di Natale. Anche la Calabria lascia la zona rossa di massime restrizioni anti-Covid. Dall'arancione al giallo passano invece Liguria e Sicilia. L'Italia cambia insomma di nuovo colore. Restano rosse Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo e Campania. Arancioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Basilicata e Puglia. Gialle, Veneto, provincia autonoma di Trento, Lazio, Molise e Sardegna. Una scelta che ha fatto esplodere la polemica. Nell'occhio del ciclone, soprattutto la Lombardia, i cui dati epidemiologici non sembrerebbero consentire di rientrare in una zona a basso rischio.
Una situazione che a molti ricorda la prima ondata pandemica, quando tutto il paese fu costretto al lockdown, quando invece solo alcune regioni, fra cui proprio la Lombardia, erano veramente a rischio. Il presidente De Luca ha commentato la scelta di lasciare la Campania in zona rossa con un furioso sarcasmo. Apprezzo tuttavia la coerenza del governo. Solo 3 giorni per entrare in zona rossa, ancora 3 giorni per uscirne, senza spiegare mai nulla. Già nella diretta di venerdì il governatore aveva ribadito il suo dissenso nei confronti degli ultimi provvedimenti. Le zone sono una buffonata, ha ribadito più volte. Intanto è ancora acceso il confronto sull'apertura delle scuole. L'amministra Azzolina ha annunciato di voler aprire tutte le scuole alla didattica in presenza per il 9 dicembre. In molti, tuttavia, trovano tale apertura insensata pochi giorni prima dell'inizio delle vacanze natalizie, ritenendo quindi più opportuno rimandare tutto a gennaio. De Luca, con ordinanza numero 93, ha disposto la chiusura di tutte le scuole superiori alla prima elementare almeno fino al 7 dicembre. Tuttavia, ha anche disposto screening su base volontaria per alunni e famiglie in vista di una possibile apertura il 9 dicembre. È plausibile, quindi, che il governatore voglia uniformarsi per la scuola a quanto disporrà il governo. Emergenza sanitaria diventa sempre più un'emergenza economica. Per questo motivo alla Stecca si sta tenendo un tavolo di lavoro per confrontare le varie realtà produttive di Torre del Greco. Cosa sta emergendo da questi incontri? Il tavolo si sta riunendo in maniera fattiva e continuativa perché sta studiando proprio degli strumenti concreti da proporre all'amministrazione comunale ed in particolare ci stiamo concentrando su strumenti che sono già stati adottati da altri comuni e da altre istituzioni in modo da condividere con la nostra amministrazione dei dispositivi che possano essere concretamente essere messi in atto. Di recente abbiamo avuto un incontro con l'assessore alle attività produttive Civelli, accompagnato dal consigliere D'Ambrosio e dal dirigente al ramo, il comandante Visone, con i quali abbiamo condiviso l'oggetto di questo studio. In particolare ci siamo concentrati su delle misure da adottare in maniera immediata, perché il segnale che dobbiamo dare è quello di dare un respiro già entro la fine del 2020 alle nostre imprese e qualcosa invece da studiare per il futuro a lungo termine per prospettare un'evoluzione positiva di quello che è l'attuale andamento del mercato. Chiaramente, dobbiamo fare i conti con quelli che sono i tempi della pubblica amministrazione. Siamo in un momento in cui l'amministrazione sta lavorando per la variazione di bilancio. Entro l'anno ovviamente vanno definite già delle politiche, quindi i nostri interlocutori si sono impegnati a portare avanti delle misure straordinarie, ma chiediamo con forza un impegno affinché queste misure possano essere messe in campo con forza, perché stiamo vivendo assolutamente un momento straordinario di difficoltà economica. Il rischio è che se non si interviene immediatamente con delle misure straordinarie, molte aziende chiuderanno all'inizio del nuovo anno e il problema più grande è che chiudendo le attività commerciali, chiudendo le imprese, ci saranno delle ricadute anche di carattere sociale, per cui noi chiediamo, anzi siamo disponibili a studiare, a collaborare affinché si mettano in atto delle misure straordinarie per le imprese di questo territorio. Quali sono le proposte emerse? Allora, in particolare ci siamo concentrati su delle misure che sgravano quelle che sono le imposte sulle aziende, quindi chiediamo un abbattimento della quarta rata della Tari, quindi un intervento che va programmato adesso ma che ovviamente ha delle ricadute nel 2021 per tutte le partite IVA, perché poi non bisogna dimenticare che anche chi non è stato colpito direttamente dalle disposizioni di chiusura dei dispositivi nazionali e locali, di fatto la crisi sta colpendo in maniera trasversale tutte le attività economiche, quindi sono tutti gravemente in sofferenza, anche i professionisti. Per cui la quarta rata della Tari tagliata per tutte le partite IVA. Poi ci siamo concentrati su alcuni strumenti che
possano incentivare anche nell'immediato, quindi anche nel periodo natalizio, gli acquisti, quindi dei voucher da erogare non soltanto nei confronti degli indigenti, ma anche di famiglie con redditi fino a 35.000, magari immaginando anche diverse fasce di reddito e diversi tagli di voucher. Però è un modo semplicemente per iniettare un po' di energia nel mercato e quindi favorire quelli che sono i comportamenti di acquisto sul territorio. E poi l'erogazione di fondi di garanzia, o comunque la costruzione di un percorso che possa portare a dei fondi di garanzia o addirittura dei fondi per le imprese, perché il problema principale è che anche se qualcuno è riuscito ad utilizzare dei contributi nazionali, dei contributi, degli sgravi di varia natura che sono stati messi in atto, di fatto riesce a sopravvivere solo chi ha le spalle forti, e quindi noi dobbiamo immaginare uno strumento per iniettare nuova liquidità a favore delle imprese che stanno sostenendo ancora dei costi notevoli nonostante la crisi dei consumi e dei servizi. Un altro elemento a cui teniamo particolarmente e che guarda in prospettiva prevede invece la costruzione di una piattaforma per la costruzione di una nuova economia circolare, una piattaforma che sia innanzitutto una piattaforma elettronica, ma innanzitutto un circuito che vada ad incentivare la circolarità degli acquisti sul territorio. È uno strumento che noi abbiamo già immaginato in maniera progettuale, che ha bisogno però del supporto dell'amministrazione comunale per poter generare un vero cambiamento culturale anche nel processo degli acquisti, quindi un modo per espandere le esperienze di vendita, le opportunità di vendita dei negozianti e di fruizione di servizi per tutti i professionisti dell'area di Torre del Greco. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana i controlli volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. In totale, tra venerdì e domenica scorsi, sono state controllate in tutta la provincia 1.011 persone e 148 attività commerciali, 36 le sanzioni complessive applicate non solo a dichiarati irriducibili negazionisti trovati in strada senza mascherina, ma anche a contrabbandieri di sigarette e ad una sala giochi. Più in dettaglio, a Napoli, nel rione San Tommaso, ha sequestrato presso un circolo privato 260 euro in contanti e 6 apparecchi da gioco non collegati alla rete dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, denunciato il gestore del circolo e proposto al prefetto la chiusura del locale per 5 giorni. Lo stesso reparto ha sequestrato nel quartiere Gianturco, presso un esercizio commerciale gestito da cittadini di nazionalità cinese, anche 7.800 tra scarpe ortopediche e antinfortunistiche prive del marchio CE. Il gruppo di Fratta Maggiore ha sequestrato 10 kg di sigarette di contrabbando, sanzionando un 32enne di fratta minore anche per violazione anti-Covid, trovandosi in strada senza giustificato motivo. Anche la compagnia Casalnuovo, nel corso di una perquisizione, ha sequestrato a Giuliano in Campania oltre 2 kg di sigarette di contrabbando importate dall'Est Europa, marchi Merit e Winston contraffatti, denunciando un cittadino di origini nordafricane. La compagnia di Pozzuoli, nel corso di diversi interventi, ha sanzionato tra la stessa cittadina e Quarto il titolare di un bar, un dipendente e un cliente senza mascherina, 5 soggetti sorpresi in strada senza dispositivi di protezione individuale, 2 all'interno di una pizzeria e di un negozio. La compagnia di Ottaviano ha sanzionato tra Palma Campania e Terzigno 3 attività commerciali, una delle quali gestita da cittadini cinesi che non esponevano all'ingresso del locale il cartello che regola il numero massimo di persone ammesse e che dispone l'obbligo di utilizzo della mascherina, nonché un cittadino del Bangladesh che vendeva al pubblico prodotti di ortofrutta senza guanti e mascherina di protezione. Anche in Guatemala si festeggia San Vincenzo Romano. Il parroco santo, lo preveto faticatore, ha superato i confini di Torre del Greco, toccando il cuore dei fedeli di tutto il mondo. In un piccolo villaggio del Guatemala, Tacaná, 2 anni fa fu costruita una chiesa dedicata proprio a San Vincenzo Romano, in occasione della sua canonizzazione. Ieri, nella giornata in cui la chiesa celebra il santo torrese, la comunità guatemalteca si è riunita in una festosa processione. Y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
lo sa compagna para sempre. L'immagine di San Vincenzo Romano ha sfilato per il piccolo villaggio, accompagnata da bambini, petali di fiori e danze popolari. La messa solenne ha concluso le celebrazioni nella chiesa a lui dedicata. A Tacanà sorgerà a breve anche un ospedale intitolato al parroco santo di Torre del Greco. Evviva San Vicente Romano! Natale 2020 sarà, come il resto dell'anno, diverso dal solito. Il governo discute ancora di cenoni, su quanta gente invitare a tavola, spostamenti fra regioni, negozi e su quando spostare la messa solenne. Ma ci sono cose che nessun DPCM può vietare, le tradizioni, quelle più vere e radicate. Giovanni Matrone, 77enne di Bosco Reale, vive come ogni anno il Natale circondato da sughero e piccoli materiali, intento a lavorare al presepe che da anni lo rende tanto orgoglioso. Ogni volta che non ho nulla da fare, ci ha raccontato, mi viene l'idea e mi metto a lavorare, è il mio passatempo. Un passatempo che, in anni di impegno, ha reso il presepe un vero e proprio capolavoro di quasi 2 metri. Non posso aggiungere più niente perché altrimenti non entra più in camera, ha commentato. Nonostante i limiti, Giovanni ci lavora tutto l'anno. Qualche volta aggiunge una struttura, altri meccanismi più elaborati per creare movimento e vita in quel paesino in miniatura. L'edificio di cui va più fiero è una piccola chiesetta ottocentesca in un angolo della composizione. L'unico premio dell'artista è la gioia dei figli e soprattutto dei nipotini, che con curiosità si perdono ore davanti all'opera del nonno. A loro piace, ma non posso insegnarglielo, non hanno la pazienza. Ogni anno Giovanni finisce le ultime rifiniture per dicembre, monta il presepe, ma nei primi del mese lo porta a casa del figlio a Pompei per farlo esporre a lui. Una passione che unisce la famiglia senza la necessità di cenoni e regali, il gesto d'amore di un anziano che con precisione ed attenzione lavora incessantemente per regalare ai suoi nipotini il vero spirito del Natale. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione all'email redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale.